Ed è questa la missione principale del sottoscritto e del mio mandato di 5 anni a questo ministero, complesso, probabilmente il ministero più complesso in assoluto, che eredita centinaia di dossier aperti e mai chiusi, gestiti dalla vecchia politica nel peggior modo possibile. E se oggi, e lo è, la mia missione è quella della prevenzione, per prevenire. Non si può prevenire ovviamente prevedere un terremoto, ma si possono prevenire i danni di un terremoto. Le figure tecniche di ingegneri, di architetti, sono coloro che più possono dare una mano per la funzione pubblica e l'interesse pubblico che assolvono a far sì che questo possa avvenire. Si passi dalla logica dell'intervento dopo l'emergenza, dopo la tragedia, che è stata la logica che purtroppo ci ha accompagnato negli scorsi decenni, alla logica della prevenzione. Voi sapete che nel decreto Genova ci sono molte norme importanti, banche dati sullo stato di salute delle nostre infrastrutture, ad esempio, o per ricordare una seconda, un'agenzia nazionale che finalmente, e sottolineo da cittadino, finalmente all'interno tanti e tanti ingegneri che possono andare ad ispezionare a campione le infrastrutture che sono gestite principalmente come quelle delle autostrade da concessionari privati e dire ai concessionari che sono ad esempio inadempienti perché non stanno, come è accaduto nel caso del viadotto Polcevera, non stanno mettendo in campo tutto quanto è necessario, previsto per legge e per convenzione, cioè la tenuta in sicurezza e manutenzione ordinaria. Ispettori che potranno intimare e sanzionare i concessionari privati, cioè finalmente lo Stato torna a fare lo Stato. Gestisce, controlla e punisce gli inadempienti. Io penso che questo sia un percorso straordinario. L'ho definito un'opera titanica, è vero, perché i ponti, i viadotti, le gallerie, le dighe, sono proprio dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato e dei concessionari privati. Metterle a sistema e avere una fotografia unica che vive costantemente, grazie, ed è inserito anche nel decreto Genova, grazie ai sensori gestiti sempre dall'agenzia, dagli ispettori, dei tecnici, dirigenti di Stato che portano avanti l'interesse pubblico, è un'opera titanica. Ma se non mettiamo la prima pietra non riusciremo mai a farla.